No, bisogna andare veloci perché il tempo scivola e non possiamo far aspettare Biagio Mannino che è già collegato con noi. Ciao Biagio, buon lunedì. Buongiorno Buongiorno. Graziano, buongiorno. Si sente che è lunedì, si vede che è lunedì, va tutto da lunedì. Va bene, dai. Allora Biagio, andiamo subito ad incominciare perché abbiamo tanti temi, non so se come sempre riuscirai a svilupparli tutti. Iniziamo però dalla notizia, insomma, delle elezioni in Turchia, l'abbiamo sentito anche dal notiziario poco fa. Vogliamo fare un commento. La continuità mi sembra ormai sia una cosa a cui dobbiamo per forza, insomma, assecondarci in qualche maniera, vero? La continuità sta diventando dominante, sembra si abbia paura a cambiare l'uomo, nel senso che stiamo perdendo un po' il senso di quello che sono le istituzioni. Gli stati moderni si fondano sostanzialmente sulle istituzioni e gli uomini passano all'interno delle istituzioni attraverso anche quello che è il sistema della democrazia, ovvero il voto. Ebbene, in questo momento storico noi stiamo vivendo come siano molte le realtà anche importanti nel contesto globale, che invece mostrano che all'istituzione si guarda prevalentemente alla figura, a quella figura che rappresenta sostanzialmente quella che ormai abbiamo definito da tempo come essere una continuità che rischia di trasformarsi però anche in un aspetto di non secondaria importanza, perché quando poi l'uomo lascia il passo dopo tanti anni, ebbene accade che ci sono delle situazioni problematiche proprio di riavvio di tutta una struttura. E così come si vedono le conferme nelle competizioni elettorali o si arriva a situazioni paradossali come in Italia, dove non si riesce ad avere la forza di nominare un nuovo presidente della Repubblica, allora l'incarico di presidente della Repubblica, lo ricordiamo in Italia, dura 7 anni, quindi molto lungo, ma si preferisce continuare con le stesse figure al vertice, nonostante le stesse figure dicano no, bisogna lasciare il passo ad altri. Ebbene, anche la Turchia conferma questa tendenza ed Erdogan vince il ballottaggio con più del 52% dei consensi. Questo significa che Erdogan, oltre ai 20 anni di presenza al vertice della struttura politica turca, vede di fronte a sé altri 5 anni, insomma un quarto di secolo, che non è assolutamente poco. E un aspetto importante da sottolineare è che l'affluenza, già molto importante nel primo turno, 90% dei cittadini turchi sono andati a votare, ha visto un leggero calo, ma non troppo significativo. L'85% è andato a votare nel corso del ballottaggio, come detto, poco più del 52% per Erdogan, poco più del 47% per Kemal Kılıçdaroğlu. Una competizione che è stata sicuramente molto accesa, anche perché sottolineiamo che Erdogan in questa occasione elettorale è stata la prima volta che ha dovuto affrontare un ballottaggio. Sì, sicuramente una prova sostanzialmente nuova per lui, ma che comunque lo ha in ogni caso confermato alla guida di un paese, e subito le parole di Erdogan hanno evidenziato come questo sarà il secolo della Turchia. Insomma, un'attribuzione di responsabilità anche alla sua stessa figura, sicuramente molto importanti e che guardano a un futuro in modo sicuramente molto così entusiastico, ma è altrettanto vero comunque che Erdogan riacquisisce un potere, o meglio, continua un potere in un contesto di una Turchia che in ogni caso lo guarda con attenzione. La grande affluenza che c'è stata ha rivelato in ogni caso un aspetto di non secondaria importanza, come da parte dei cittadini turchi questa competizione è stata vissuta in modo sicuramente più attento, rivolto proprio a quella che è stata la gestione della Turchia da parte di Erdogan. Non possiamo, diciamo, mettere da parte le problematiche che sono emerse
soprattutto in questo breve periodo legato alla gestione del post-terremoto, ma anche agli sforzi economici e finanziari che la Turchia sta affrontando per portare avanti una politica in ambito estero di carattere sicuramente espansivo. Erdogan ha fatto ricorso nell'ambito della campagna elettorale e anche del ballottaggio un po' a tantissimi strumenti, come addirittura l'inaugurazione di una centrale atomica fondamentale per la futura, se vogliamo, indipendenza energetica della Turchia. Le relazioni con la Russia sono ben che evidenti proprio in questa direzione e comunque in questo momento Erdogan riconfermato e la politica turca, se vogliamo, riconfermata. E quello che è curioso nell'ambito della campagna elettorale è che sia da parte di Erdogan che da parte di Kemal Kılıçdaroğlu sono emerse le considerazioni che se non avessero vinto la democrazia sarebbe stata messa a repentaglio, o meglio, una vittoria per confermare la democrazia. E come dire che se avesse vinto l'avversario la democrazia non ci sarebbe stata. Insomma, una campagna elettorale che ha mostrato grande tensione sostanzialmente e adesso la Turchia prosegue nel suo cammino, un cammino fortemente voluto da Tayyip Erdogan fin dall'inizio, se vogliamo, della sua carriera politica. Ancora quando potremmo andare a evidenziare questo aspetto, quando era sindaco di Istanbul, lui guardava a una Turchia che ritornasse ad essere incisiva, forte nel contesto, se non altro come potenza regionale. E in questi anni la Turchia ci è riuscita ad essere incisiva come potenza regionale, anzi, la Turchia si muove in maniera autonoma su molteplici scenari, dalla Libia alla Siria, e in molteplici situazioni, guardando anche al di là del contesto regionale, quel tassello così importante tra Europa e Medio Oriente. Ma come tutto, ovviamente c'è anche in questo caso un costo. Il costo ha inciso particolarmente nel contesto dell'economia turca, andando a creare anche dei forti malesseri. In ogni caso, come detto, la continuità che emerge, la continuità che è presente e la continuità che sembra ormai essere presente nel contesto globale. Vedremo altre occasioni elettorali che appunto linea prenderanno altri paesi. Ecco, continuando da campagna elettorale che si è conclusa in Turchia, la campagna elettorale senza fine negli Stati Uniti, come sta procedendo? La campagna elettorale, dici bene, senza fine negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, se non altro nel loro sistema che non è privo di problematiche e di difetti, hanno comunque un meccanismo che limita in un certo senso il principio della continuità, proprio perché la continuità a volte può diventare anche non così producente per lo stesso Stato. E il limite è quello ovviamente degli 8 anni, ma se a quel limite degli 8 anni di un doppio mandato si guarda con grande attenzione proprio in riferimento a questo principio della continuità, dall'altra parte però è altrettanto vero che la campagna elettorale ormai diventa sempre più estremizzata e sempre più continuativa. Dal 2020, da quel 2020 così intenso, vissuto in maniera così intensa, che ha visto anche lì un record, il record della partecipazione dei cittadini americani alle elezioni, ebbene la campagna elettorale in quella competizione Biden-Trump è continuata con toni sempre estremamente aspri, contrastati e molto molto duri. Ovviamente lo ricordiamo quel 6 gennaio 2021, l'assalto al Campidoglio, insomma, tante situazioni particolarmente problematiche. In questo momento l'attenzione si riguarda ovviamente alle elezioni del 2024, una riconferma di Biden, oppure l'entrata in scena di Trump, oppure addirittura un'altra ipotesi che potrebbe essere sicuramente molto più realistica di quanto non si creda.
Infatti, all'interno del partito repubblicano, Ron DeSantis ha iniziato la sua campagna elettorale all'interno del partito repubblicano per riuscire a vincere le elezioni primarie e diventare ufficialmente il candidato repubblicano per le elezioni del 2024. Ron DeSantis inizia anche con una vicinanza particolarmente importante con Elon Musk. Elon Musk ovviamente Twitter e tutto ciò che in quell'ambito della comunicazione è gravita. Nonostante Elon Musk abbia, come dire, appoggiato Ron DeSantis, poi contemporaneamente si sia tirato indietro per evitare probabilmente troppa esposizione. Ricordiamo che nel corso della campagna elettorale del 2020 Musk appoggiava Biden, in questo caso appoggerebbe DeSantis. Ma per che motivo questo passaggio? Perché Musk si è mostrato deluso dalla politica di Biden. Musk cerca una politica centrista, come si potrebbe dire in Italia, una politica che guarda con moderazione alle situazioni. Sicuramente la politica di Biden tutto è stato tranne che moderata, soprattutto nell'ambito della politica estera. Ovviamente in questo momento DeSantis ha esordito come nell'ambito delle elezioni primarie, non ha avuto quel successo di attenzione sul social così come ci si aspettava, ma è riuscito in ogni caso a raccogliere in 24 ore 8 milioni e mezzo di dollari che serviranno a finanziare la campagna elettorale. Anche qui sappiamo molto bene che le campagne elettorali negli Stati Uniti hanno dei costi spropositati e ovviamente qualsiasi iniziativa, qualsiasi occasione diventa importante per raccogliere dei fondi. E quello che ovviamente ci porta a guardare con grande attenzione, ovviamente, è che cosa succederà all'interno del Partito Repubblicano, perché sicuramente Donald Trump dà per scontata la sua presenza in ambito elettorale e soprattutto nella gara, nella competizione con Joe Biden, anche se Joe Biden sicuro di essere candidato, poi tanto ancora non lo è, perché all'interno del Partito Repubblicano, così come quello democratico, stiamo assistendo alla formazione di coppie che si contrapporranno tra di loro, da un lato nel Partito Repubblicano, come detto, DeSantis-Trump, dall'altra parte nel Partito Democratico Biden e molto probabilmente Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., famiglia Kennedy, sicuramente all'attenzione dei cittadini americani nell'immaginario collettivo. Non possiamo dimenticare, il Partito Democratico, gli elettori del Partito Democratico non sono favorevoli a Joe Biden in maniera così lineare, anzi un'ampia percentuale che supera la metà non è assolutamente favorevole, vedrebbe molto volentieri un altro candidato. L'entrata in scena di Kennedy, soprattutto con la critica nei confronti dell'operato in ambito statunitense per quanto riguarda la gestione della pandemia, per quanto riguarda tanti aspetti e per quanto anche riguarda un po' tutto il sistema globale, come si sta mostrando in questo momento, sta attirando molto l'attenzione. Dall'altra parte, come dicevamo, nel Partito Repubblicano, la competizione DeSantis-Trump, sebbene veda Trump diciamo, a vantaggio rispetto a DeSantis, il cammino è ancora molto lungo. Lo sappiamo bene, all'interno del Partito Repubblicano DeSantis è preferito alla figura di Trump, considerata fin dall'origine, ancora da quel 2020, troppo forte in un ambito comunicativo e non solo, una figura sostanzialmente ingestibile, incontrollabile. Ma è altrettanto vero che se Trump non dovesse vincere le primarie nel Partito Repubblicano, potremmo trovarci in una situazione particolare, ovvero Trump che di fatto si autocandida, forma un gruppo proprio, e allora in quel caso potremmo trovarci di fronte addirittura a tre candidati, uno democratico, uno repubblicano e l'altro potrebbe essere rappresentato da Trump. Fino al paradosso che potrebbe portare a quattro candidati nel caso in cui all'interno del Partito Democratico avvenisse la stessa cosa. Insomma, il cammino si sta presentando lungo e sicuramente ricco di sorprese.
Ebbene sì, invece è sempre corto il nostro appuntamento così quotidiano perché i temi sono tanti, ma poche volte riesci ad esaudirli perché giustamente insomma, ci sono tante cose da dire e soffermarsi su ogni tema. Quindi dobbiamo per forza rilanciare domani anche gli altri temi che avevamo preparato e invitare i nostri ascoltatori a rimanere con noi tutti i giorni a quest'ora. Va bene, grazie Biagio. Ciao, ciao Graziano!